tornati con l'episodio 14 di Resident Evil 4. L'ultima volta ci eravamo lasciati qui, siamo nell'ultima parte del quarto capitolo e qui sicuramente questa volta non mi posso sbagliare, ci dovrebbe stare la boss fight. Mi sembra con Salazar. Allora, salviamo prima di tutto. E si va. Qua sopra che c'è sta? C'è sta niente. Ok. Bene. Probabilmente è proprio qui che faremo che ci sarà lo scontro. Ah. Ok. La leva la posso girare pure sparandogli? Non credo. Poi oh, questo? No. Mortacci. Non ho capito dove dovrei passare. Ah, forse. Ah, ok, adesso posso passare da sopra. Perché ha alzato le mani la statua. Quindi saltiamo. Ok, e nel frattempo ci stanno questi che ci danno fastidio. Ok. Eccolo! Dai, mo vieni pure tu. Non so se li posso far cascare. Ah, sì. Ok, bene. Vai, torna su. E vai giù. Te da dove sei sceso? Ok. Via. Con questo penso possiamo attivare l'altra mano. Ok. E questo mo? Da derivato? Non è cascato lui. Ok, bene. Quest'altra gente è là. È sceso. Sta salì? O sbaglio? Eccolo. Porco due. Ok. Mo si dovrebbe riattivare il ponte.
Un pezzo però. Eh no, così non va bene. Questi. E uno. E due. E l'altro dove sei nascosto? Sei rimasto qua tu. Ok. Poi ancora non ho capito come gli attiva l'altra parte del ponte. Andiamo su, vediamo un po' se c'è un'altra strada. Ancora? Li attiva qui? Ok. Cioè penso io a voi. Boom! Niente male. Fin qui tutto bene, non ho capito come proseguì da qua. Questo torna indietro. Dovremmo trovare un'altra leva come quella, però. Però dove? Se gli tiro questa? No, non posso. Non ho capito. Ah, ho capito. Bene, adesso sì. Forse dobbiamo andare di sopra con... Ah, però devo passare di là adesso. Ok. Ah, intanto io userei una cura. Lo passiamo di qua. Saliamo qua sopra. E da qui bam. Ok, sono finiti pure i mostri finalmente. I mostri, vabbè. I posseduti. Ce ne stanno altri, ma stanno lontani da me. Questi non cascano, quindi niente. A sto punto si può scendere.
Il ponte l'abbiamo ricostruito tutto. Ok, si scende e si va. Madonna, raga, che ansia! Non neanche me l'aspettavo il quick time. Ancora! Ok. Bene, credo che dietro non ci potremo più tornare. E mi sono rimasti solo 13 colpi per la pistola. Oh. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual. It's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Adesso munizioni, munizioni. Queste non me le devo perdere. Presumo dobbiamo salire anche noi. Carichiamo. Ah, ok. Le posso distruggere, bene. E mori? Mazza che zompo. Funzione doppietta, ottimo. Ok. È un esercito. Ah, qui, oh, buono. Attenzione. Abbiamo una specie di ascensore. Sì, ma mi stanno a tirare le granate qua. Non va mica bene. Chi è che tira le granate? Aziona. È un montacarichi, salire? Non sale. Superata la portata massima. Ma devo spignolare sotto. Qua. Via. Uno. E due. Vai. Un pelo, stavano arrivando. Salve. E questi? Mi sembra proprio l'occasione di usare il fuciletto. Salve. Wow. Wow, no, la placa sta no.
Ecco, brava, tenete sotto. Pure tu. Oh, dai, ammazzato, ci mettete a morire. Merda, merda, le plagas, no? Ok. Bravo, vede sotto. Non posso consumare tutte queste munizioni della pistola, però. Ok, uno giù. Bene. Ok. Continuano a scendere però. Ok. Un altro è andato. E un altro è andato. Questo no. Ho finito le munizioni per la pistola. Merda. E per lo shotgun me ne sono rimaste 10. No, 12. Forse potrei usare il fucile. Che se non è molto comodo in questa situazione. Però è molto potente. Siamo arrivati. Dammi delle munizioni. Non per la mitraglietta, però, che non c'ho. Dammi altre munizioni. Va bene. Perfetto. Perfetto. Questa ok, ce la prendiamo. Qua c'è un altro montagarli. Vediamo un po'. Oh, mercante. E macchina da scrivere, ottimo. Allora, prendiamo tutte munizioni. È stata molto dispendiosa questa parte per quanto riguarda le munizioni. Allora, vediamo un po' che cosa ci vende il mercante. La valigetta grande ancora non ce la vende. Possiamo ottimizzare. Allora, io a questo punto intanto andiamo a vendere. Comprerei pure una magnum. Thank you. Is that all? Thank you. Is that... Ok. What are you buying? La magnum, ma quanto me la fa? 38.000. I see you have an eye for things. Gun's not just about shooting. It's about... C'è solo questa, no? Poi sarebbe la mitraglietta, 10.000. Più 4.000 per il calcio. Prendere innanzitutto questa. Così. E poi quasi quasi pure la mitraglietta, giusto per sfruttare i colpi che ci abbiamo. Anche senza calcio, così mi occupa poco spazio. Andiamo ad ottimizzare, ottimizziamo proprio la magnum. La portiamo a danno 17 a colpo. E basta. E ci equipaggiamo la mitraglietta. C'è un bel salvataggio, che dentro già sento le voci. E si va, e si va. Oh,
Questa è la zona della boss fight. 100-100. Guess after this there'll be one less to worry about. Bene, si comincia. Si comincia. Allora, partirei con la Magnum a sto punto. Penso dobbiamo sparare all'occhio. Se riesco a... Preso. Ok, adesso è senza copertura, sbrigati, carica. Facciamo così, l'occhio lo indeboliamo con le armi normali. Ancora non mi sta attaccando però, eh. Ok, adesso. Quante munizioni abbiamo per Magnum? Ce le risparmiamo? Usiamo il fucile? Ce ne abbiamo un po' di più? Cosa? Non ho capito. Momento che carico. Eccolo. Andiamo di Magnum, pesanti. Ma ecco come sono morto prima. Ecco spiegato l'arcano. Allora ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo fare cose un po' più in fretta qua. Potrei pure sparire con lanciarazzi. Che dite? Facciamo così. Con due colpi, uno di Magnum e uno di lanciarazzi. Lanciarazzi che adesso non abbiamo più, chiaramente. E quindi niente, abbiamo ucciso Salazar. Credo. Ok, piantina verde. Munizioni. Ah, qui sotto possiamo scendere a prendere un po' di loot prima di andare via. Bene. Peccato per i lanciarazzi, adesso non ce l'abbiamo più. Speriamo non debba pentirmene più avanti. Ok, ci sta rifornendo di tanta roba. Roba che non abbiamo nemmeno usato perché la siamo cavata con lanciarazzi. Bene. Tutte casse piene, magari sempre così. Magari sempre così.
Wow. Allora, uniamo intanto piantina verde con piantina rossa e piantina verde con piantina verde. Via. A questo punto ce ne andiamo. Vediamo quanti soldi ci ha droppato Salazar. 50.000. Niente male. Ok, siamo di nuovo all'esterno, quindi Ashley l'hanno portata su un'altra isola. Quindi presumo dobbiamo trovare una barca che ci porti lì. O meglio, che possiamo utilizzare per andare lì. Si scende così. Serpente, ho beccato. Dammi l'uovo. Bene, così. Apro l'ascensore. Ok, bene, un altro mercante, un'altra macchina da scrivere. Prendiamo tutto. Allora, tanto vendiamo. Anche poco, ma va bene. La valigetta non ce la fa comprare. Ottimizza. Blacktail, posso aumentare la potenza della pistola, ottimo. E anche la potenza del fucile a pompa. Bene. E siamo a posto così. Salvataggio. E via. Need a ride, handsome? Okay. Abbiamo trovato anche il passaggio. Ce ne andremo con Ada. E niente, questo capitolo si conclude qui, il quarto capitolo. Abbiamo finalmente ucciso Salazar. E dal prossimo video cominciamo con il quinto ed ultimo capitolo. Quindi, come sempre, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento. Se ancora non siete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare aggiornati su tutti i caricamenti. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, qua il Pelicanoista. Ciao.